Le 20:30, bentornati a tutti gli amici sportivi di Telesveva, bentornati a Pur Barlé, di nuovo, come di consueto, il venerdì sera, dalle 20:30 alle 21:15, spendiamo un tempo, 45 minuti insieme a voi per discutere del Barletta, per chiacchierare insieme di quelli che sono i temi caldi relativi al Barletta Calcio. Vi parla in conduzione ovviamente la consueta voce di Marco Bruno e con me anche il buon Klaus. Ciao Claudio, come stai? Ciao Marco, tutto bene? Tutto bene. A te? Percepisco una certa tensione. Del resto questa, ragazzi, lo sappiamo, è la settimana che ci ha veicolato, ci sta veicolando in direzione derby. Ovviamente, per chi non ne fosse ancora a conoscenza, ma credo che non ci sia nessuno non a conoscenza dell'evento sportivo, si può dire regionale almeno, sicuramente del girone H di Serie D e sicuramente della provincia BAT, di questa domenica il derby, il derbissimo tra Fidelissandria e Barletta, che andrà in scena sul prato degli Ulivi domenica prossima, dopodomani alle ore 16, quindi un orario un po' diverso dal solito, e inevitabilmente, come potete già vedere dal buon Klaus, da questa sua faccia un po' tesa, aggiusto un po' il microfono, questa faccia un po' tesa, insomma, questa settimana porta con sé tanti contenuti interessanti che andremo a snocciolare per bene in questi 45 minuti, però anche un po' di tensione, Klaus, ti vedo un po' contratto. Sì, mi autofaccio la domanda classica: come è andata questa settimana? E vi dico che è stata una settimana di attesa, sicuramente, di tensione, di video prima di andare a dormire, di Amarcord, come si dice a Barletta, non Amarcord, a Barletta diciamo Amarcord. Esatto. E insomma, è stato bello andare a rivangare le emozioni. Le ultime sono state veramente positive, però risalgono ormai a un decennio fa. E con noi avremo tra l'altro oggi degli ospiti, un ospite in particolare che ci andrà un po' a ricordare quelli che sono stati i momenti belli per i tifosi biancorossi dell'ultimo derby disputato tra Fidelissandria e Barletta, che ricordiamolo risale a oltre 10 anni fa, il 2 giugno del 2013. Lo faremo, ovviamente parleremo di derby insieme a tanti ospiti, insieme anche a Luca che ci sta per raggiungere in collegamento, ovviamente come al solito parteciperà insieme a noi alla discussione relativamente al derby. Però Klaus, ci sono sempre quei passaggi da fare consueti prima di entrare nel vivo di questa puntata, ossia call to action. Allora, vi invitiamo a mettere mi piace, scusate ma mi stavo strozzando, la tensione. Ragazzi, una camomilla, regia, camomilla, ce l'abbiamo, d'acqua, qualcosa. Niente. Allora, call to action: seguire tutte le pagine social di Telesveva, di Barletta Sport, in particolar modo quella che sto lanciando da qualche settimana, una settimana forse, è quella di seguire il canale TikTok di Barletta Sport. Stiamo crescendo con i like? Stiamo crescendo, però dobbiamo fare uno sforzo in più, quindi seguite anche il canale TikTok di Barletta Sport, perché al raggiungimento dei 1000 followers potremo fare delle live esclusive di contenuti che possiamo un po' particolari, particolari di backstage. Insomma, sarebbe bello iniziare con le live anche su TikTok. Eh beh sì, assolutamente. E poi ringraziamo gli sponsor che ci consentono di portare avanti questo ed altri progetti. Bellino, e che vedete qui in basso, ed Isola Verde, che vedete anche qui in basso. Salutiamo sia Vincenzo Bellino che Savino Fiorella. Assolutamente. Che sono dei grandi tifosi prima di tutto del Barletta. Sicuramente entrambi ci saranno. Mi viene da dire con quasi la certezza di poter dire che Savino sarà nel settore ospiti. E come vedete anch'io sono in un certo senso già nel settore ospiti, perché mi sono portato la sciarpa. Insomma, non è perché avevo freddo, come potete capire, però ce l'ho addosso dall'inizio della mia giornata lavorativa. Beh, ho incredibilmente iniziato a fare freddo in questo novembre che sembrava, non lo so, agosto ancora. È iniziato a fare freddo, quindi la sciarpa ti è utile anche per quello. È un segnale. Hai fatto bene a metterti la sciarpa biancorossa, ovviamente non solo per il derby in arrivo. Allora,
Io vedo già in collegamento il nostro primo ospite della serata, con cui, come abbiamo detto, ci andremo a andremo un po' a ricordarci di quelli che sono i momenti vissuti nel corso dell'ultimo derby tra Fidelis Sandra e Barletta risalente al 2013. Chiedo prima ad Elia se abbiamo anche Luca insieme. No, ok, abbiamo però, ecco, il nostro primo ospite, Nevi Orlandi. Buonasera mister, come sta? Non lo sentiamo, chiediamo di sistemare un po' l'audio, vediamo un po' se ci riesce, mister, noi non la sentiamo, non so se c'è qualche piccolo intoppo tecnico, se va sistemato magari il collegamento dal cellulare, comunque adesso ci sinceriamo un attimo, però posso, Klaus, fare io una domanda a te? Certo, qual è, vai. Il tuo aneddoto personale di quel derby, di quel, ma soprattutto della trasferta ad Andria? Allora, trasferta massiccia, ma non tanto massiccia quanto quella che si prospetta domenica, perché ricordiamocelo, questa domenica sono andati letteralmente in fumo i 2700 biglietti, 2640 se non sbaglio, messi a disposizione, biglietti messi a disposizione dalla Fidelis Andria, che difatti occupano l'ampiezza del settore della curva sud degli Ulivi, mentre il 2 giugno, non so se per problemi insomma logistici di agibilità all'epoca, non mi ricordo, ma erano solamente 1000 qualcosa, 1003 sì, posti a disposizione per la nostra tifoseria. Quindi i ricordi quali sono, Klaus? Eravamo lì un po' stipati, mi ricordo, in questo spicchio della curva, faceva già caldissimo, era il 2 giugno, ma già faceva un caldo della Madonna, e tra l'altro c'era questa partita che si giocava sui nervi tesi, giustamente, essendo un derby, un dentro fuori Serie C, Serie D, e poi anche il gol di Mirko Carretta, che fu completamente dalla parte opposta di dove eravamo piazzati noi con il settore ospiti. Quindi all'inizio non ti nascono che fu un po' complicato capire se Carretta avesse segnato o meno, poi ce ne accorgemmo praticamente quando, anche perché lui non è sul, ricordiamocelo, poi magari non so se abbiamo le immagini di quel derby, però diciamo che quello è assolutamente stato un momento particolare, perché noi stessi non riuscivamo a capire bene se avessimo segnato o no. Poi ovviamente lì è esploso tutto quanto l'entusiasmo una volta che tutti hanno realizzato, eccolo, che eravamo passati in vantaggio. Queste sono le immagini che Elia in regia ci sta proponendo. Non è quello, però comunque parliamo di ricordi, di Marcord, quindi parliamo comunque di tanta storia del calcio locale scritta, pagine veramente epiche nel calcio locale. Ci riproviamo con Nevi Orlandi, vediamo se ci sente. Mister, ci ascolta lei, ci sente? Ma noi continuiamo a non sentirlo, mannaggia, non so qual è il problema. Ci manca l'audio del mister, lo vediamo, però manca l'audio, quindi vediamo se proviamo, magari più proviamo a parlare ancora. Mister, ci sente? Ci sente adesso? Ora io vi sento. Ah, ok, ecco, perfetto. Adesso l'abbiamo sbloccata, abbiamo sbloccato l'audio. Buonasera. Meno mister. Male, meno male. Buonasera mister, come sta? Buonasera a voi. Discretamente. Si combatte, dai. Fa piacere. Mister, ovviamente la memoria va a quelli che sono i momenti di quel derby del 2013. Io le faccio una domanda molto semplice, ma al tempo stesso, voglio dire, carica di contenuto. Che ricordi ha di quel momento del Barletta e della sua carriera? Ormai sono passati 10 anni. Beh, indubbiamente quello è stato un momento che è rimasto poi nel cuore, non solo della tifoseria, ma anche il mio personale e dello staff. Eravamo arrivati in corsa, se non ricordo male, a una decina di partite dalla fine del campionato, e c'era questa situazione di salvezza che insomma riguardava sia noi che l'Andria, e poi nel doppio confronto abbiamo avuto la bravura e anche la fortuna di arrivare noi a rimanere in Serie C, condannando l'Andria. Capisco per la tifoseria andriese, però questo è il calcio, e l'epoca è stato in questo modo. Eh sì, questo è il calcio. Del resto, voglio dire, quando si tratta di dentro fuori, verdetti come quello di un play-out, c'è sempre ovviamente un carico di emozioni, certo, indifferente nel bene e nel male. Mister, ma una domanda poi diciamo, quel doppio confronto, ha un ricordo in particolare che porta con sé, che le piace insomma riaffiorare alla memoria?
Sicuramente il momento più importante è stato, diciamo, la partita di ritorno, no? E come d'altronde si è svolta. Noi avevamo fatto all'andata un 2-0 guadagnato nel secondo tempo con un'ottima prestazione, dove avevamo incontrato Andrea che si era resa pericolosa difendendosi anche bene, e il vantaggio del 2-0 sicuramente ci ha proiettati ad Andrea con entusiasmo e anche con consapevolezza che la nostra forza poteva fare quello che poi è successo. Sicuramente, diciamo, al gol di Carretta in qualche modo ci siamo rilassati un pochino tutti, perché avevamo capito che l'obiettivo che ci eravamo prefissati l'avevamo raggiunto. Eh beh, certo, anche per mister, anche per noi lo dico, un rilassamento dopo quel gol di Mirko Carretta. Finalmente era come esserci tolti di un grosso peso dal groppone, la tensione si tagliava a fette. Del resto, Klaus, vuoi fare una domanda al mister? Quello fu l'anno che iniziò con Peppino Pavone di S, se non vado errato. Sì. Ed era una squadra zeppa di giocatori che poi negli anni hanno fatto delle carriere straordinarie. La Mantia, che no, ne parlavamo con Di Bella una o due puntate fa, e ci diceva: con noi non segnava neanche con le mani, però poi dopo è arrivato in Serie A e ha fatto grandi cose, come tanti altri. Oggi c'è lo stesso Carretta, c'è Dezzi che gioca in Serie B, ormai giocatore di categoria. Dall'Oglio, che in Serie C è un fattore, ha giocato col Palermo ad alti livelli. Assolutamente. Quindi niente, volevo questa era un'osservazione, ma volevo chiedere al mister cosa si porta nel cuore di Barletta, non solo da un punto di vista sportivo, ma della città. Della città devo dire che ho avuto modo sia in quell'anno e anche nell'anno successivo, ma anche dopo, perché dopo Barletta io l'ho frequentata, perché fortunatamente mi sono fatto diversi amici, e quindi questo mio ritornare a Barletta mi ha dato modo di coltivare quelle amicizie iniziate e portarle avanti come le sto portando avanti ancora a distanza di tanto tempo. Quindi ecco, diciamo che l'amicizia di diversi barlettani. Quindi abbiamo l'opportunità di rivederla al Puttilli, un Puttilli rinnovato e che sicuramente le piacerà tantissimo. Spero di venirci presto, anche perché da quando è stato fatto e inaugurato il nuovo stadio non ci sono venuto, però anche per, diciamo, per lavoro, perché a un certo punto certo. Mi tengo sempre aggiornato su quelli che sono i campionati sia di D che di C e anche altri, quindi avrò modo di venire a Barletta, spero al più presto. Mister, lei è libero adesso, giusto? Non sta allenando, però fino all'anno scorso, 2 anni fa, sì, se non sbaglio, era a Vibo Valencia, mi corregga. Sì, 2 anni fa a Vibo, poi l'anno scorso ho avuto un'annata con dei problemi legati alla famiglia che mi hanno tenuto lontano da quello che era il solito mio compito lavorativo, che non era solo quello, diciamo, di andare ad allenare, ma anche quello di essere sempre pronto, quindi con osservazioni e cose varie, e sono in attesa, sperando che qualcuno si ricordi del sottoscritto, di poter ritornare a lavorare. Beh, mister, di sicuro, insomma, il curriculum non le manca. Sempre 3-5-2, mi ricordo che era il suo modulo preferito. No, all'epoca è stata quella la scelta, sì, in funzione, diciamo, delle caratteristiche dei calciatori che avevamo, quindi in quel momento ritenevo che quello fosse il sistema più appropriato, ma sono solito, appunto, variare molto, ma variare soprattutto nel cercare di far rendere al meglio le caratteristiche dei calciatori. D'altronde i moduli sono solo numeri, l'importante appunto è far cercare di stare al meglio che i calciatori possono esprimere le loro qualità, e quindi tante volte si è costretti a cambiare anche durante la partita stessa, no? E questo è stato l'insegnamento sostanzialmente di Coverciano, e essere capaci, essere duttili ad adeguarsi ai vari sistemi di gioco.
Assolutamente, mi perdoni una domanda che sembrava un po' stupida, perché sono un po' appassionato di tattica, quindi in un certo senso ai numeri, diciamo, è vero, la risposta poi che mi danno i mister è quasi sempre la stessa, i numeri contano fino a un certo punto, poi ci sono i concetti, l'interpretazione della gara, c'è tutto un mondo dietro poi a quello Beh, che certo. appare come un semplice modulo così schierato sul prato verde. Tornando sulla questione che le aveva chiesto prima Claudio, dei giocatori, no? Che lei ha gestito durante allenato durante il suo periodo a Barletta, lei già intravedeva in quegli elementi che poi hanno fatto carriera, quelle caratteristiche di talento, di forza, di tecnica che poi gli avrebbero regalato una carriera a questi livelli? Se c'era in particolare un Beh, giocatore che le piaceva di più rispetto agli altri. Dezzi è quello che a mio avviso ha saputo esprimere da subito, già all'epoca, delle qualità tecniche importanti, di qualità di corsa e di resistenza, perché pur essendo, diciamo, una struttura no, non particolarmente grossa o voluminosa che sia, lui era uno che aveva una grande resistenza, una capacità di corsa eccezionale. Poi aveva fantasia, aveva intuizione. Ecco, Dezzi sicuramente era il calciatore che già all'epoca faceva vedere quelle che potevano essere le potenzialità per dove dopo è arrivato. Anzi, dirò che mi sono stupito nell'ultimo periodo non vederlo ancora protagonista con continuità a certi livelli, perché ritengo che sia un calciatore che abbia le qualità per starci. Poi non, chiaramente parliamo di Lamantia, perché abbiamo visto tutti dove è arrivato il giovane che all'epoca, se non sbaglio, lui veniva dal Frosinone, e a Frosinone era praticamente la sesta o la settima punta, diciamo, che aveva in organico il Frosinone, e quindi giustamente lo diedero in prestito per farsi le ossa in Serie C. Però ecco, a dimostrazione che anche lui, nonostante fosse partito, diciamo, dalla Serie C, veniva già da una scuola di un certo livello, che però ha dovuto fare concorrenza e quindi si è fatto le ossa poi nelle categorie inferiori, per poi arrivare dove è arrivato, con grande forza sua, con grande qualità. Non dimentichiamo che dopo l'anno della salvezza, subito all'inizio del campionato successivo, si fece un infortunio importante che lo tenne fuori diversi mesi, quindi questo anche a pregiudicare magari un certo tipo di percorso. Però lui, come altri, ma Molina stessa, se Molina, vogliamo, esatto, ci Molina siamo dimenticati di è un Molina. calciatore, un grande cursore, uno che si adattava a giocare sia nella fase offensiva Utile, come nella fase vero. difensiva, Poteva fare anche la molto utile, mezzala quindi all'esterno. bravo, e ha dimostrato nelle categorie più importanti di farlo anche, no? Perché l'ha dimostrato a Monza, l'ha dimostrato a Crotone, e quindi a dimostrazione che sicuramente era un gruppo molto valido, sicuramente che aveva visto e cercato e portato in questi giovani, aveva visto lungo. E poi, diciamo, è servito quel campionato, sono serviti i campionati successivi a far sì che questi ragazzi maturassero al punto tale poi, appunto, di essere proiettati nelle categorie di ma maggiori. Mister, la trattengo giusto un minuto in più perché abbiamo in collegamento, ci ha raggiunti Luca Guerra, che Ah. magari non, che dovrebbe essere, lo vedo già in collegamento, però non so se è già, eccolo Ci qua, il sono. buon Luca. Luca, Buonasera intanto ragazzi, buonasera Mister Orlandi, che rivedo sempre buonasera con a grande te. piacere. Buonasera, ciao Luca. Luca, Ciao Mister, ti faccio buonasera. entrare in trasmissione direttamente, se hai una domanda per il mister. Ma no, la domanda che avrei per il Mister è legata alla pazienza. Vado sul versante allenatori, perché Mister, io ho la sensazione che per voi allenatori stia diventando sempre più complicato. Pochi club che hanno pazienza, bastano due sconfitte di fila e si cambia. Noi andiamo a raccontare un derby, ad esempio, che ha visto uno dei due allenatori cambiare nel corso della settimana e non vivrà da ex la partita, come Francesco Farina, ma anche Ginestra all'inizio stagione è stato in discussione a Barletta. Ecco, spesso e volentieri, parlo soprattutto di Serie C e Serie D, manca
manca questa virtù, manca la pazienza nei presidenti, nei proprietari, negli investitori? Purtroppo sì, devo dire purtroppo, perché oltre a quelli che tu hai citato, vediamo in questo periodo anche in categorie superiori, basta guardare Longo a Como e come è stato trattato. Ci sono situazioni che a volte non si riesce a dare delle risposte logiche, però che sono la realtà del calcio di oggi, quindi non hanno più pazienza i dirigenti, forse magari c'è anche una volontà di cambiare, forse ci sono anche degli interessi, a mio avviso, a voler cambiare, no? Ma sicuramente che non rispecchiano quello che è stato il calcio di una volta, dove giustamente è vero, sì, tra mille difficoltà anche allora, però si facevano dei programmi, si cercava di portarli avanti, è vero che ci sono stati sempre degli esoneri, ma non in maniera repentina come sta succedendo in questi ultimi tempi. Mister, la ringraziamo per il suo tempo che ha dedicato alla nostra trasmissione. Ovviamente resta validissimo e aperto l'invito per accoglierla nel nuovo Puttilli qui a Barletta, e se dovesse capitarci, insomma, ci faccio un colpo. Senz'altro. Cercherò di farlo il prima possibile. Appena ci sarà la possibilità di venire a vedere qualcosa da quelle parti, mi farò sentire. Perché grazie a voi. Perché no al derby di ritorno. Esatto, magari al derby di ritorno, se vuole, insomma. Ma io vorrei venirci prima. Magari anche. Vorrei venirci prima. Perché no? Va bene, un caro saluto, una buona serata al mister Nevio Orlandi, ancora grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e arrivederci. Salve. E insomma, bei ricordi, anche belle considerazioni da parte del mister, un po' sul momento in generale, ottimo l'assist del buon Luca. E a proposito di Luca, che lo vedo lì, insomma, bello operativo, come al solito multitasking, in questa settimana caldissima pre-derby, ma vogliamo, insomma, un po' addentrarci in quelli che sono i temi di questa partita in arrivo. Assolutamente. Poi abbiamo anche un po' di grafiche, se non sbaglio, su un confronto, intanto su come si presentano queste due squadre, insomma, al derby a livello proprio numerico, statistico, Luca. Sì, intanto ci arrivano separate da due punti e ci arrivano sull'onda di momenti molto diversi. Se prendiamo in esame le ultime sette partite, per esempio, la Fidelisandria ha vinto solo una volta in questo parziale, il 5-0 contro il Santa Maria Cilento. Il Barletta non ha mai perso in queste ultime sette partite giocate. Ecco, questa è un po' la classifica in generale. È chiaro che c'è un rendimento abbastanza diverso tra casa e trasferta per le due squadre. Il paradosso, e su questo vi do un assist, è che la Fidelisandria, nonostante tutte le problematiche dell'ultimo periodo che hanno portato addirittura all'esonero di Farina, ha il miglior attacco del campionato, è 21 gol, ragazzi, quindi questo è un discorso di cui tenere assolutamente conto. Stiamo notando 21 contro 12, praticamente una statistica speculare. Sì, 21 contro 12, no, ma poi la cosa interessante è che è proprio questa cosa che hai detto tu, Luca, cioè se vedessimo la classifica, questi numeri, così in modo asettico diremmo che due squadre che magari fino ad ora hanno fatto un testa a testa lì a ridosso dei playoff, invece no, cioè le squadre arrivano da due momenti diametralmente opposti, l'abbiamo visto anche a parliamo del Barletta lunedì, Claudio ci ha fatto vedere un grafico in cui praticamente le due squadre si stanno incrociando adesso nei loro destini di classifica, e questo ovviamente fotografa un match che sarà sicuramente combattuto, secondo me, ma che riserva, cioè un'area, un'area grigia in cui ci si può aspettare veramente di tutto da questa partita. Ci si può aspettare magari una partita a viso aperto o magari un classico derby, magari un po' giocato sulla tensione, un po' più chiuso. Klaus, tu che partita ti aspetti da Fidelisandria Barletta? Che partita mi aspetto? Sicuramente una partita combattuta da veri uomini. Mi aspetto delle difese molto attente. L'Andrea viene da un cambio di mister e quindi penso il nuovo mister darà delle fondamenta più solide, magari in fase difensiva penserà magari più a difendersi e a fare gol, visto che sono molto bravi i ragazzi di De Candia a far gol.
ma soprattutto deve essere brava, deve essere bravo il Barletta a cercare di scardinare la difesa dell'Andria con un attacco dalle polveri, generalmente dalle polveri bagnate, anche se veniamo da tre gol fatti in casa. E insomma, mi aspetto una partita, sì, un classico derby di quelli con pochi gol e tanta sostanza. Ma io giro questa considerazione a Luca, perché Claudio ha parlato di cambio allenatore, ovviamente casa Fidelis, De Candia, ricordiamolo, ha succeduto, va a succedere praticamente a Mister Farina, che tra l'altro sarebbe stato ex della partita. Luca, sì. Cosa percepisci da questo cambio d'allenatore? Quali sono i nuovi dettami tattici della Fidelis? Veramente andrà un po' più, cercherà di coprirsi un po' di più? Ma io ho seguito un po' la partita di Casarano in Coppa Italia, cioè un po' l'ho seguita tutta, l'abbiamo trasmessa sui social di Telesveva, e intanto De Candia ha cambiato assetto tattico senza aver paura del fatto di essere al secondo giorno da allenatore sulla panchina della Fidelisandria. Cioè hanno giocato con un 3-4-2-1 o 3-4-3 in base poi al piazzamento dei due giocatori di supporto all'attaccante centrale, che all'inizio era Burzio, poi è diventato Scaringella. Non c'è Jefferson, e questa è una buona notizia direi per il Barletta, perché Jefferson è un calciatore strutturatissimo sui colpi di testa, è un allarme per tutti, l'ha fatto vedere domenica scorsa a San Pancrazio Salentino nella sconfitta contro il Gallipoli. Però De Candia non ha avuto paura di imprimere subito la sua idea, perché questo è un segnale, cioè io arrivo e dopo due giorni dico già si gioca così. Poi è andata male dal punto di vista del risultato, la Coppa conta davvero molto relativamente, poi c'è anche l'incognita del ricorso presentato dalla Fidelis e la mancata omologazione del risultato. Però sicuramente parliamo di un allenatore che vuole incidere, non parliamo di un traghettatore, parliamo di un allenatore che ha sempre dato un'identità alle sue squadre e che domenica, mi permetto di dire, sarà il vero esordio sulla panchina della Fidelis, perché avrà avuto qualche giorno di lavoro a disposizione per forgiare l'identità. Mercoledì aveva tutte le attenuanti del caso, ovviamente domenica ad Andria si aspetteranno una Fidelis già con un'identità diversa. Ottimo Luca, io vi do tanti commenti dei nostri utenti che come sempre sono protagonisti delle nostre trasmissioni. Vedo molti commenti relativi all'Amarcord anche sull'onda dell'intervista di Nevio Orlandi. Quello che chiediamo in questo momento ai nostri followers, a chi ci sta seguendo, è di rispondere alla stessa domanda che Marco ha posto a me e poi ha posto a Luca, ovvero che partita vi aspettate. Saremo felici di mettere in evidenza e leggere il vostro parere, e magari lo confrontiamo con il nostro. Vi aspettate una partita con tanti gol, con pochi gol? Io una nota tattica che volevo aggiungere a quanto detto da Luca: è vero che c'è l'assenza di Jefferson, c'è il rientro però di Cecere, che è stato un game changer durante la prima parte del magari campionato. Andiamo a vedere la formazione probabile, ragazzi, che ne dite? Sì, anche se qua, ragazzi, io non sono così certo che Cecere giocherà titolare. Noi non lo mettiamo all'inizio, considerate che a Casarano non è andato neanche in panchina. Facevi bene però, Claudio, a sottolineare quanto può cambiare con questo ragazzo in campo. Qualcuno può dire: ma è solo un 2005, è un 2005 solo sulla carta d'identità. È stato un giocatore fondamentale per la Fidelis nelle prime giornate. Io ricordo una grande partita di Cecere in una partita che abbiamo commentato, Palmese Fidelisandria 1-4. È un incursore, è un ragazzo che al di là dell'età sa già giocare in maniera smaliziata. Noi qui non l'abbiamo messo titolare, con varie però alternative, perché ovviamente se dovesse giocare Cecere cambierebbe tanto anche nella scelta degli under per quanto riguarda la Fidelis. Ovvero, cerco di riassumere: se gioca Cecere per Bottalico si libera il posto 2005 in porta, quindi in porta ci va Baglietti, che è stato il titolare nella prima parte di stagione. Soprattutto si libera un posto under, e quindi Pollidori potrebbe giocare titolare in difesa al posto di Padalino. C'è il ballottaggio qui Tadamo Giambuzzi in fascia, c'è il ballottaggio Burzio Martinez in avanti. Noi siamo fermi ad oggi, e ad oggi Nicola Strambelli viene catalogato ancora come indisponibile.
disponibile della partita, esatto. Assolutamente, qui è un effetto domino praticamente, metti uno, togli l'altro, se poi sappiamo la regola degli under, quanto obblighi poi. Ma questa regola potrebbe portare da titolare Pollidori contro il Barletta, insomma. E a proposito di questo, Klaus, grazie per l'assist, abbiamo anche una grafica dedicata agli ex di questa gara, che ci traghetta poi verso la probabile formazione del Barletta, che discuteremo anche insieme al prossimo ospite. Però insomma, quello che vediamo è che tra Fidelis, Andre e Barletta, gli ex non mancano. Nato Fidelis, abbiamo gli ex Pollidori, Scaringella, Telera, Feola, Padalino e poi D'Aleno, ovviamente. Ci sarebbe stato anche Farina. Ci sarebbe stato Farina, sì. Esatto. Mentre lato Barletta, Ginestra, Camicia, Marsili, La Cassia. Tra l'altro, Luca, mi pareva di vedere dalla probabile formazione che Scaringella, Telera, Feola e Padalino dovrebbero essere della gara. Poi c'è sempre quel giochino lì, insomma, dell'under schierato in difesa, entra Pollidori o esce Pollidori, insomma. Però saranno in tanti gli ex di questa gara, anche lato Fidelis, che giocheranno. No, saranno tanti anche protagonisti. Sì, rischiano di essere 5, perché se dovesse giocare Pollidori, poi sai, Padalino può anche andare al posto di Riefolo, essendo 2-2004. Sì. Cioè, Padalino noi lo mettiamo tra i tre dietro, ma potrebbe giocare anche più alto come esterno. Poi è una sfida tra giocatori che si conoscono tanto bene, è una sfida tra allenatori che si conoscono. Sarà una sfida particolare anche per Ciro Ginestra, perché Ginestra, lo ricordiamo, ad Andrea ha allenato da metà ottobre a fine gennaio del 2022, metà ottobre 2021, fine gennaio 2022, e non si è lasciato bene con l'ambiente. Cioè, io credo, e qua coinvolgo anche voi, che la scelta di non far parlare Ginestra oggi, che non ha un enorme senso, se vogliamo, all'antivigilia di un derby, sia legata proprio a questo, sia legata anche ai rapporti tra l'allenatore del Barletta e la piazza di Andria. Beh, a questo proposito farei così, chiedo in regia se abbiamo uno spezzone, non so se ce l'abbiamo, uno spezzone, sì, ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Lo usiamo come ponte, ci colleghiamo poi con anche all'aspetto legato più ovviamente alle vicende di casa Barletta e introduciamo il nuovo ospite. Io devo ringraziare assolutamente i nostri tifosi, come ho sempre fatto, e che ci saranno vicini, continueranno ad esserci vicini, e come ti dicevo è una situazione che mi riempie di orgoglio tutti, ma non può e non deve distrarci dalla partita, perché poi alla fine di tutto lo spettacolo che ci sarà, saremo bravi, saremo contenti di godercelo tutti, però poi ci sono 95 minuti di campo. E in quei 95 minuti ci sono due squadre che devono giocare a calcio e che ognuno ovviamente dovrà fare la sua partita per portare a casa il bottino pieno. Sono contento della preparazione che questa settimana c'è stata, sono contento dell'entusiasmo che i ragazzi hanno dimostrato, dell'attenzione, e ho detto loro di concentrarsi solo ed esclusivamente ai 90 minuti, e poi se usciremo vincitori dal degli Ulivi saremo tutti più contenti. E insomma, sì, concentrati sul pezzo, come sicuramente concentrati sul pezzo è l'ospite che stiamo per introdurre qui a Pur Barlet. Me lo immagino anche lui vivere questa settimana un po' di tensione, come giusto che sia, visto che parliamo di un grande tifoso del Barletta. Un benvenuto a Dario Di Mastromatteo. Ciao Dario, come stai? Ciao Marco, ciao Claudio, ciao Luca, buonasera, tutto bene, grazie. Voi tutto bene? In diretta da Praga, il buon Dario, sì, tutto bene qua, anche noi ci stiamo un po' divorando dalla tensione, visto che sta per arrivare il derby, ma si sentono gli echi del derby anche lì, in quel di Praga? Si rosica parecchio da queste parti, sto rosicando quasi quanto Farina per non essere della partita, guarda. Sì, l'abbiamo visto Farina, tra l'altro, con un post di addio in cui anche un po' in modo informale, a voler spezzare un po' la tensione dell'esonero, ha detto forse questo esonero è arrivato per non farmi morire di crepacuore, una cosa simile, in vista del derby, visto che sarebbe stato ovviamente ex della Barletta. Dario, allora, io faccio così, Klaus, giro la domanda che che io ho fatto a te prima: su che partita ti aspetti da questo derby, e ne approfittiamo anche per sentire i nostri follower che cosa dicono su questo derby, cosa si aspettano. Dario, tu che partita, che derby ti aspetti domenica? Guarda, è veramente difficile fare scendere in campo
immedesimarmi in sostanza in quello che può essere lo sviluppo sul terreno di gioco, perché sono talmente concentrato, la mente va talmente a quello che è il contorno, almeno fino a questo momento, che poi è il rischio che vuole evitare appunto il direttore Camicia, che ha detto oggi. La partita me l'aspetto abbastanza bloccata, perché comunque penso che al di là delle dichiarazioni di voler da entrambe le parti concentrarsi sull'evento, comunque sulla partita in sé per sé, comunque si arriva, è un momento particolare per le due squadre, tutto questo contorno che c'è in questi giorni sicuramente a questi livelli in Serie D avrà la sua importanza, quindi almeno inizialmente me l'aspetto un po' bloccata, e la posta in palio è alta sicuramente, anche per quelli che possono essere gli sviluppi di un esito a favore dell'una o dell'altra squadra per il proseguo del campionato, sicuramente molto delicata per l'Andrea, visto che arriva da un momento particolare e che vede in pratica il nuovo tecnico sulla panchina. È difficile veramente, da una parte mi aspetto, come dicevo, una partita bloccata, dall'altra mi viene da pensare che ci potrebbe essere, magari ci potremmo trovare dinanzi ad una partita che sin da subito ci regala qualche sorpresa. Beh, quindi sì, sono un po' combattuto da queste due diciamo aspettative, pensieri in pratica. Sai meglio di me quanto certe gare attraversano delle vere e proprie sliding door, cioè proprio episodi che ti svoltano la gara. Da una partita completamente bloccata può uscire una partita invece pirotecnica. Prima di passare al prossimo intervento, alla prossima domanda, ci tengo a specificare che Marco Milella non può più intervenire, ha avuto dei problemi personali, ma lo ringraziamo comunque per essersi messo a disposizione. Doveva essere il nostro secondo ospite di Purbarle, purtroppo per motivi personali ha dovuto rinunciare all'ultimo, speriamo di averlo magari alla prossima puntata. Comunque lo ringraziamo molto per essersi reso disponibile. Claudio, io direi, anche Luca, vediamoci insieme a Dario quella che è la probabile formazione del Barletta a questo punto, perché ci sono degli spunti interessanti. Ovviamente oggi, come giustamente ha detto Luca, non abbiamo avuto la possibilità di fare le domande tattiche, tecniche a Ginestra, forse perché sentiva un po' troppo la tensione di questo derby in cui lui è anche un ex, però ci lascia anche un po' fantasticare su quella che potrebbe essere la formazione. Noi l'abbiamo disegnata così, con Rizzo, De Marino, Silvestri e Siepe in difesa, a centrocampo abbiamo il solito trittico, insomma, con Cafagna, il 4 dovrebbe essere Marsili, giusto? Io non leggo bene da qui, però mi sa che dovrebbe essere Marsili, Luca. Sì, è Marsili, Marco. Marsili. Sì, chiedo scusa ragazzi, qua devo dotarmi di lenti la prossima volta. Marsili e Padovano, e poi in avanti, attenzione, perché noi abbiamo messo Russo. Schelotto, insomma, non si sa se sarà titolare, dovrebbe essere della gara, perché poi Camicia si è fatto sfuggire il fatto che sono tutti arruolabili. Ora però, abili arruolabili sì, ma chissà se Schelotto sarà titolare. Luca, tu una fish dove te la giochi? Senti, ad oggi sul Russo, secondo me domani contano molto le sensazioni poi di Schelotto, che è uomo di esperienza e si sa gestire probabilmente più di tutti all'interno di quel gruppo. Occhio al portiere, perché Sapri ci risulta non abbia ancora smaltito completamente però l'attacco influenzale, per quello noi teniamo lì Provitolo. A centrocampo ovviamente lo ricordiamo, manca Fornaro per squalifica e quindi si fanno delle scelte anche legate all'impiego del 2005. Non so se siete d'accordo con questa probabile o avete altre attese. Poi è fuori Marilungo, da questi 11, ed è fuori anche Caputo, quindi Ginestra ha a che fare con una cosa strana, l'imbarazzo della scelta in attacco, cosa che non ha avuto nella prima parte di stagione. Esatto, no, poi interessante che ci sono praticamente tutti quanti a disposizione, come ha detto oggi anche Camicia in conferenza stampa. E noi abbiamo messo Marsili, vedo che scrive gioca Marconato, i nostri follower ci stanno scrivendo sui social, e quello è un ballottaggio bello tosto. Dario, tu tra Marconato e Marsili chi metti titolare? È una bella lotta, perché comunque la tentazione di avvalersi dell'esperienza e comunque di una capacità magari maggiore di copertura di Marsili è tanta in questo tipo di partita, quindi non la vedo così diciamo improbabile come soluzione, e mi affiderei volentieri a Marsili, a dire la verità, in questa circostanza.
uomo d'esperienza, uno che insomma sa sì. gestire queste poi gare. Pare entrato in forma nelle ultime gare, in forma gara, in forma partita, insomma, anche quando è entrato quei 10 minuti, come ha specificato Ciro Ginestra a fine partita con il Gravino, ha inciso positivamente. Non da voto in pagella, perché comunque il tempo è stato poco, però si è posto con il giusto approccio alla partita, ed entrare in certi momenti topici e farsi trovare pronto è una cosa fondamentale. Una osservazione, più che altro una domanda a Luca e Dario, che ha tanta esperienza. Questa situazione ni dell'Andria, questo cambio di allenatore, può essere un'arma a doppio taglio per il Barletta? Nel senso, il Barletta rischia di approcciarsi in maniera un po' rilassata, oppure queste sono partite in cui il rilassamento non esiste e si preparano da sole, insomma. E si preparano da sole. Vai Dario. Allora, dal punto di vista dell'approccio, io credo che non ci siano problemi di questo genere, cioè nel senso che il fatto che l'Andrea arrivi in questa situazione qua col cambio di allenatore non determina un calo di concentrazione, questo nella maniera più assoluta. D'altra parte, credo che dal punto di vista tattico sarebbe stato, provo a penso almeno, preferibile avere a che fare con un allenatore che ha 12, quindi Farina. Abbiamo perso Dario, che si è interrotto il collegamento, vedo frizzato. Vabbè, Luca, quindi tocca a te rispondere adesso a questa domanda. Si è fermato sul più bello, no? Esatto. Io avrei risposto a Claudio positivamente, affermativamente, se l'avversario non fosse stato la Fidelisandria. Cioè, questo è un pericolo che hai. Dici, ok, trovo una squadra un po' in crisi, posso magari giocarmela sul fatto che io sono invece in entusiasmo, sono in serie positiva da 7 partite, e invece no, proprio perché un derby sarà una partita totalmente a sé. Io temo anche la componente emotiva in tanti calciatori che si conoscono tra loro, e in tanti calciatori che insomma hanno da una parte e dall'altra qualcosina da riscattare nei confronti della piazza opposta. Quindi non mi aspetto una partita bloccata emotivamente, me l'aspetto abbastanza calda. Sarà bellissima sugli spalti, perché sarà uno spettacolo, sarà fantastico viverla, raccontarla. Noi lo faremo su Telesveva, e lo ricordiamo per chi diciamo non ha trovato il biglietto, canale 18, copertina, caffè, il fischio d'inizio alle 16, saremo in onda dalle 15 con un ricchissimo pre-partita. Però dicevo, tornando al di fuori dello spazio promozionale, tornando sul tema tattico, io non me l'aspetto bloccata come partita, no. Non te l'aspetti bloccata, Dario, che abbiamo ripreso? Ah, ok, quindi non mi avete sentito, giusto? No, non ti abbiamo sentito. Ci siamo fermati su Farina, ci siamo bloccati. Su Farina, esatto. Sì, no. Dicevo, sicuramente dal punto di vista della concentrazione, il fatto che l'Andrea abbia cambiato allenatore non comporta niente sul Barletta, a meno non dovrebbe comportare niente, perché è una partita così importante, c'è così tanta attesa, che credo che il discorso della concentrazione non sia assolutamente in dubbio. Mentre dal punto di vista tattico, dicevo che probabilmente, ma questo è un mio pensiero, probabilmente sarebbe stato meglio affrontare un allenatore tipo Farina, che ha una squadra con Farina, quindi con 12 partite disputate, con uno storico, video e quant'altro, quindi dal punto di vista tattico prepararla con un allenatore che ha uno storico accumulato in questi primi 3 mesi, invece di affrontare un allenatore che, per quanto possa essere noto perché è famoso nella categoria, comunque non ha uno storico con questa squadra, quindi può essere letteralmente una mina vagante, una sorpresa totale per Mister Ginestra. E questo è un rilievo molto interessante, ovviamente per te un po' di deformazione professionale, visto che hai vissuto da dentro, insomma, anche le vicende, un po' il dietro le quinte di partite importanti quando sei stato addetto stampa del Barletta. Ma tu all'epoca, nel 2013, non lo eri più, giusto? Lo eri ancora? Lo sono stato per l'inizio della stagione, poi sono cambiate alcune cose, sono rimasto come collaboratore, poi in quanto poi nella seconda parte della stagione abbiamo avviato le radiocronache con Studio 5, non so se ricordate, in sostanza, sì. E quindi poi con quelle radiocronache là siamo andati avanti, andava avanti con quel discorso delle radiocronache, appunto, che poi si riversavano con la TV della società, e da lì viene fuori pure la telecronaca della partita di Andrea dei playoff, in sostanza. Che tempi! Sì, infatti mi stavo che tempi, mi ricordo i tempi dell'università, quando sono stato in università a Milano.
Milano tanti anni, ma nonostante ciò ho mantenuto sempre l'attenzione alta sul Barletta, potete chiedere ai miei coinquilini, ero perennemente attaccato a questi streaming, diciamo, singhiozzanti di web radio di città, quando c'era la fortuna. Vabbè, Claudio, di avere una Claudio ti hanno... Però erano Claudio altri ti hanno cacciato. No, ma ti hanno cacciato i coinquilini? No, perché erano barlettani sì. come me, però non erano così tifosi barlettani. Okay. Non erano così tifosi a Barletta come me, ma li ho fatti diventare tali. A proposito di rapido questi, che siamo in chiusura. Sì, a proposito di questi viaggi nel tempo, io mi voglio mettere in evidenza questo commento di Cosimo Damiano Piazzola che dice: io dico che la partita principalmente sarà sugli spalti. È una nota di colore con cui mi piacerebbe concludere la trasmissione, se me lo consenti, perché voglio fare questo viaggio nel tempo. Cioè, se a noi tifosi del Barletta, che l'abbiamo sempre seguito, settembre 2019, ci avessero detto nel 2023 metteranno a disposizione 2700 biglietti ad Andria che andranno in fumo in un giorno, io quando ho sentito Luca chi non è riuscito ad assicurarsi i biglietti, capito, cioè me ne sono andato in cortocircuito, ho detto, cioè, ma ci rendiamo conto, una trasferta con 2700 biglietti sono finti in 24 ore, ma sì, c'è cioè, roba sì, da sì. pazzi. E questo la dice lunga sull'entusiasmo, insomma, che sta accendendo letteralmente questo derby. Speriamo di avervi trasmesso un po' di entusiasmo anche noi a casa, siamo arrivati addirittura d'arrivo, chiudiamo anche insieme a Dario ovviamente anche questa trasmissione. Io ringrazio ovviamente Luca per il supporto oggi che hai dato con tutti i contributi, non è stato facile, insomma, diciamo, tenere le fila di questa settimana. Ma hai fatto un egregio lavoro. Se qualcuno fosse stato sulla nostra chat di servizio oggi pomeriggio avrebbe capito le difficoltà, gli spostamenti di ospiti, mai Mamma così mia. Tante difficoltà come oggi, però va assolutamente bene, assolutamente. Quindi grazie Luca, grazie Dario, grazie Claudio per essere stato con noi in conduzione, grazie con me in conduzione. A te e a voi tutti, anche a chi ci ha seguito, chi ha commentato. Oggi abbiamo messo in evidenza pochi commenti, ma belli, significativi, e ringraziamo, approfitto per ringraziare nuovamente gli sponsor che ci consentono di realizzare questo ed altri prodotti editoriali con Barletta Sport. L'appuntamento con Pur Barlet ovviamente sarà post derby, quindi sempre alla stessa ora di venerdì 20:30, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento con la programmazione di Telesbeva.